Fa tappa a Napoli il Pet Camper Tour, l'iniziativa green a quattro zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l'importanza di rispettare l'ambiente e le sue creature. L'associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, fondato dalla giornalista Federica Rinaudo, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di ANAS e FNOVI, dopo il successo riscosso nelle tappe laziali, è sbarcato a Napoli per una due giorni alla Città della Scienza, il museo scientifico interattivo di Bagnoli che ha deciso di intitolare il weekend Animalia. Centinaia gli studenti che hanno affollato la piazza centrale dove sono state collocate le varie attività con lo scopo di esplorare il mondo animale e la sua biodiversità. Tanti gadget in regalo messi a disposizione dalla Pet Camper Tour, grazie alle realtà sostenitrici del progetto educativo solidale come Pet Store Conad e Vitacraft e la collaborazione di Verdemax. Tra le attività previste, percorsi con polizia, carabinieri e cantonieri dell'ANAS contro l'abbandono e per la sicurezza stradale, la ruota della fortuna, il crucipet, il giardiniere per un giorno.